Allora, intanto buongiorno a tutti. Oggi faremo una lezione, diciamo così, fuori programma, nel senso che in effetti nell'ambito del corso di termofluidodinamica non era prevista la parte della PIB effettivamente, però ovviamente potremmo collocare questa lezione nell'ambito di tutto ciò che riguarda la validazione dei codici di calcolo. Ovviamente la lezione di oggi riguarderà dei cenni relativi al funzionamento di questa tecnica, perché in realtà è molto più complessa di quello che vedrete in questa presentazione, però ovviamente volutamente non entreremo nei dettagli, ma cercheremo di capire il principio di funzionamento e poi vedremo degli esempi applicativi per poi spostarci in laboratorio a appunto a guardare in prima persona la strumentazione disponibile. Ora, la tecnica cosiddetta PIV sta per Particle Image Velocimetry. È un'estensione delle tecniche di visualizzazione del flusso che sono sempre state utilizzate per capire meglio la morfologia dei flussi di fluidi, soprattutto flussi turbolenti, perché ad esempio attraverso le tecniche di visualizzazione dei flussi è stato possibile osservare che in effetti ci sono delle strutture vorticose coerenti all'interno di un flusso turbolento. Chiaramente però la parte visualizzazione di un flusso di fluido è qualitativa. Intanto, perché è così importante la visualizzazione di un flusso di fluido? Perché nella realtà l'aria, per esempio, è trasparente, quindi noi ad occhio non riusciamo a percepire il movimento dell'aria, ma se si utilizzano opportune tecniche e questo flusso viene opportunamente illuminato, allora il campo di moto diventa visibile. Bene, vi dico questo perché la PIV è un'estensione di queste tecniche di visualizzazione del campo di moto di un fluido ed è un'estensione, diciamo così, quantitativa, cioè oltre a visualizzare il campo di moto siamo in grado di misurare localmente la velocità. La velocità però di cosa? Allora, questo è un aspetto importante perché leggete qui, il flusso è illuminato e inseminato e illuminato mediante una forte sorgente di luce. Allora cerchiamo di capire che cosa significa questo, e questa cosa qui risponderà anche alla domanda velocità di cosa. Giacché l'aria ad esempio non è visibile ad occhio nudo, un modo per renderla visibile è utilizzare un inseminante, cioè delle particelle che sono molto piccole evidentemente, che vengono iniettate nel flusso di aria, se vogliamo riferirci a questo caso, e queste particelle, se illuminate con una forte sorgente di luce, in generale una sorgente laser, diventano visibili ad occhio nudo, capite? Quindi in realtà quello che noi vediamo non sono le particelle di aria che si muovono, ma sono le particelle di inseminante che si muovono insieme all'aria. Ora, la tecnica PIV permette di ricostruire il campo di moto di queste particelle, ok? Quindi questa è la prima cosa importante. Quindi noi otterremo un campo di moto che in realtà è il campo di moto dell'inseminante, ok? Chiaramente, una volta che illumino la zona di misura, vedrò queste particelle che di fatto si muovono. Le immagini vengono acquisite attraverso una fotocamera digitale, post processate e ricavate appunto il campo di velocità. Come viene fatto questo? Allora, immaginiamo che questo sia il fluido che si muove. Vedete, in questa schematizzazione c'è il flusso che si muove magari in questa direzione. Inserendo il seeding, che è l'inseminante, e illuminando con una sorgente laser dotata di un'opportuna ottica che trasforma il beam, cioè il puntino laser, quello che noi tutti siamo abituati a vedere, lo trasforma in una lamina, vedete?
in una lamina molto sottile fatta in questo modo, si illumina la zona di misura e bisogna stare attenti perché qui vedete che ci sono in realtà due impulsi. Che cosa significa? Significa che ciò che avviene è che nella realtà questo laser emette due impulsi in rapidissima successione. Quindi la scena viene illuminata due volte in rapidissima successione. Parliamo di millisecondi, cioè noi ad occhio non lo percepiamo, noi vediamo una sola illuminazione. In realtà sono due. Il CCD, cioè una macchina, una fotocamera digitale, scatta due foto, sincronizzate ovviamente all'illuminazione, e queste due foto, che vengono chiamate frame A e frame B, sono divise come una griglia di calcolo in celle di interrogazione. Ad ogni cella di interrogazione, quindi a ognuno di questi quadratini, viene associato un vettore di velocità. In che modo? Si guarda la cella di interrogazione e si correlano le posizioni del seeding, cioè dell'inseminante, attraverso delle tecniche di cross correlazione, tipicamente, ovviamente sono tecniche statistiche, e quindi si determina in base allo spostamento da frame A a frame B un vettore di velocità da associare a questa cella di interrogazione. Alla fine, quindi, ad ogni cella associeremo un vettore di velocità. Ora, questo ovviamente, questo processo produrrà un campo di velocità, che di fatto è simile, molto simile a quello che voi producete utilizzando il vostro software di simulazione, cioè avete nello spazio una suddivisione dello spazio stesso in tanti in tante celle, quindi come fosse una griglia di calcolo, quindi tanti nodi. Potremmo immaginare che il nodo sia posizionato al centro dell'elemento e ad ogni nodo è associato un valore di velocità, quindi un vettore di velocità, quindi avrete un campo di U, un campo di B, e ovviamente avrete anche le grandezze correlate, quindi nel caso di flusso turbolento avrete le oscillazioni turbolente e tutto ciò che si può calcolare in post-processamento. Ovviamente in questo momento ancora dovete affrontare gli aspetti inerenti alla turbolenza, lo faremo la settimana prossima, quindi poi capirete anche meglio una serie di altri aspetti. L'utilizzo di questa tecnica richiede però una particolare attenzione su diversi aspetti. Allora, ho cercato di mettere in evidenza gli aspetti più importanti. Allora, innanzitutto, vedete qui, questa tecnica di misura è una tecnica di misura non intrusiva. Questo significa che, per esempio, se voi pensate, adesso state seguendo il corso di misure, se voi pensate agli strumenti di misura della velocità, come per esempio l'anemometro o il tubo di Pitot o qualcosa del genere, ovviamente sono tutti strumenti che come dire, vanno a influenzare il campo di moto localmente, no? Inoltre tutti questi strumenti permettono di ottenere una misura puntuale in un determinato punto, non un campo di velocità. E dovete tenere presente che quando siamo interessati alla validazione di un codice di calcolo, la misura in un punto non è sufficiente alla validazione, perché voi immaginate che per un punto possono passare infinite curve differenti. Quindi potrebbe essere che diverse simulazioni producono diversi profili di velocità che casualmente passano in quel punto, ma sono completamente diversi. Quindi il fatto che passi per un punto non significa dire che quel risultato è validato. D'altra parte, pur volendo costruire dei profili di velocità con misuratori tipo tubo di Pitot o anemometro, probabilmente un'esercitazione che avete già affrontato, affronterete tra poco, quella del profilo di velocità in un condotto, se non ricordo male, da 200, ho visto giù in laboratorio, voi adesso tutti gli aspetti teorici li avete affrontati in questo corso, avete fatto la simulazione, quindi è un problema che conoscete bene.
volendo determinare il profilo di velocità, dovrei inserire il sensore a diverse profondità e misurare la velocità in diversi punti a diverse distanze dalla parete del condotto per diversi valori del raggio. Ma quelle sono misure fatte in istanti di tempo differenti, capite? Quindi, se nel fare questo processo dovessero cambiare le condizioni al contorno, avrei dei punti che nella realtà non appartengono allo stesso problema, perché sono problemi caratterizzati da condizioni al contorno differenti. Potrebbe essere anche una variazione di temperatura, okay, che influenza la densità, per esempio. La PID invece, attraverso questa illuminazione, determina un campo di moto che è istantaneo, cioè noi abbiamo tutto il campo in quell'istante di tempo, capite? Quindi questa è una grande differenza. Non è quindi una misura puntuale, ma attenzione, perché la rappresentatività di questo campo di moto dipende da quanto bene queste particelle, questo seeding, questo inseminante, segue il flusso. Che cosa significa? Nel momento in cui vado ad inserire questo inseminante all'interno del flusso d'aria, ovviamente queste particelle devono essere visibili, quindi per essere visibili devono essere grandi, perché più sono piccole meno le vedo, ok? Devono essere visibili, ma contemporaneamente, già che l'inseminante tipicamente ha una densità molto diversa da quella dell'aria, non devono essere troppo grandi, perché altrimenti nelle zone in cui ci sono forti accelerazioni convettive, quindi per esempio immaginate a valle di un gradino, no? A valle di un gradino c'è una zona di ricircolo, ecco, l'aria segue questo ricircolo, magari l'inseminante a causa della propria inerzia non è in grado di seguire le linee di flusso lì dove c'è una forte curvatura e quindi va dritto. Allora noi continueremo a misurare il campo di moto dell'inseminante, ma questo inseminante non sta seguendo correttamente il campo di moto dell'aria. Ora è possibile verificare l'entità di questi effetti attraverso un numero che si chiama numero di Stokes. Noi non entreremo nel merito di questi aspetti, tenete presente ovviamente che nelle nostre applicazioni in laboratorio, con la tipologia di inseminante che abbiamo, le velocità in gioco eccetera, le verifiche ovviamente vengono fatte per ogni problema e gli effetti inerziali sono di fatto molto piccoli, quindi non è un qualcosa che va ad inficiare il campo di misura. Chiaramente però gli effetti inerziali cresceranno quando le velocità in gioco diventano importanti, ok? Ora, l'altro aspetto è che se queste particelle non possono essere troppo grandi, allora devo utilizzare una potenza illuminante, illuminazione molto grande. Quindi questo significa che questo laser che andrà a illuminare la scena di misura dovrà avere una forte potenza. A questa cosa si ovvia evitando che il laser, come dire, illumini in maniera continua, ma in realtà c'è un'illuminazione. C'è un'illuminazione intervallata, perché se questa potenza necessaria fosse richiesta in maniera continuativa, ovviamente sarebbe necessario avere una potenza installata in termini di utenza proprio eccessivamente elevata. L'altro aspetto è che questa illuminazione, questa è una caratteristica del laser, questa illuminazione, questo impulso, che proprio io lo chiamo lampo di luce, no? Va bene, questo impulso deve essere brevissimo, perché deve avere la capacità di congelare, vi ho scritto lì, la scena. Allora voi immaginate che avete queste particelle che si muovono e ciò che vedo è, diciamo, la loro posizione nel momento esatto in cui illumino. Se illumino per un tempo troppo lungo, esattamente come avviene quando facciamo le foto, magari di sera, utilizziamo un tempo di esposizione lungo, se il soggetto si muove si vedrà la scia sulla foto, è lì uguale. Quindi se dal momento che ciò che si vede non è dato tanto dal tempo di esposizione della fotocamera quanto dal tempo di illuminazione, se questo tempo di illuminazione è brevissimo, allora congelerò la posizione delle particelle in quell'istante.
Quindi questo oggetto deve essere capace di emettere lampi di luce brevissimi e due intervallati tra di loro da un tempo veramente molto molto breve. Poi capiremo come questo è possibile. L'altro aspetto è che, per come è fatta la misura PIB, è bidimensionale, cioè l'illuminazione è di fatto, avviene di fatto su un piano, quindi otterremo un campo di moto planare. Questo significa, molto semplicemente, che se abbiamo componenti nella terza dimensione, cioè un campo di moto completamente tridimensionale, quello che vedremo è la proiezione dei vettori sul piano di misura. Va bene? Quindi a questa cosa bisogna stare attenti. È possibile tuttavia ottenere delle misure tridimensionali con il sistema PIB. In questo caso l'illuminazione avverrà non su un piano ma in un volume, ci sarà un volume di illuminazione, e si utilizzeranno due fotocamere che praticamente guarderanno in modo stereoscopico, come l'effetto 3D della TV uguale, guarderanno in modo stereoscopico queste particelle. Queste fotocamere quindi riusciranno a ricostruire il loro percorso nello spazio X, Y e Z. Però quando si passa da una PIB 2D a una PIB 3D potete immaginare che la zona di misura si restringe, perché un conto è illuminare un piano sottilissimo, parliamo dell'ordine del millimetro anche meno, un piano che nel nostro caso sarà dell'ordine dei 15 cm per 15 cm più o meno, quella è la dimensione che riusciamo a vedere. Un conto è illuminare un volume, immaginate l'energia necessaria a illuminare un volume, quindi evidentemente questo volume sarà più piccolino, ok? Poi ci sono le tomo-PIB, una serie di altri aspetti che potete sicuramente vedere online, magari se andate banalmente su YouTube a vedere video sulle tecniche PIB, ce ne sono diverse, fanno vedere per esempio la tomo-PIB, è qualcosa che è stato sviluppato all'Università di Delft, dove attualmente in Olanda, dove attualmente in realtà è un politecnico, dove attualmente c'è un nostro dottorando a lavorare su aspetti relativi a flussi in una cavità tipo Street Canyon, e lì probabilmente faranno anche la tomo-PIB, dovrebbero iniziare le misure proprio la settimana prossima. Ovviamente da qui invece noi abbiamo già fatto le misure con i nostri sistemi PIB, ma diciamo che la nostra apparecchiatura confrontata alla loro è poca cosa, nel senso che loro sono via Delft, sono di fatto i referenti l'aspetto galleria del vento e PIB, e noi di qua cureremo prettamente la parte numerica. Comunque è una collaborazione che appunto è in piedi, esiste anche come informazione per voi, no? Chi in un futuro magari potrebbe essere interessato a fare un dottorato di ricerca in questo ambito, ci sono questi collegamenti, queste collaborazioni che permettono agli studenti poi di vivere esperienze molto importanti in altre università europee, va bene? Quindi questo è sempre qualcosa da tenere bene a mente. Ora, l'aspetto inerziale delle particelle dipende anche dalle tipologie di inseminante che vengono utilizzati per il flusso di gas in aria sostanzialmente. Ora vedete che ce ne sono diversi, si possono utilizzare inseminanti solidi, insomma di varie tipologie. Nella nostra applicazione che vedrete più tardi noi utilizziamo il fumo sostanzialmente. Immaginate la macchina del fumo della discoteca, quello, ok? Quindi viene messo un fumo, non è proprio, ovviamente come composizione chimica è leggermente differente, ma nemmeno tanto, comunque la situazione è proprio quella, c'è una macchinetta da discoteca. Oddio, ne abbiamo una grande proprio da discoteca, anzi da teatro, ora ne abbiamo presa una piccolina, più da feste, diciamo, da 18 anni. Questa piccolina adesso sta proprio in galleria e quando non la usiamo per le feste facciamo fumo per le misure. Vedete che il diametro di queste particelle è, qui dice, dell'ordine del micron. Noi le abbiamo misurate perché sapete che il professore Bonanno ha una serie di strumentazioni, di apparecchiature per la misura delle polveri fini, ultrafini, eccetera. Quindi abbiamo misurato la moda del diametro di queste particelle, che è 1,2 micron, okay? Che è la dimensione ottimale per avere
sia la visibilità delle particelle che la capacità delle stesse di seguire fedelmente il campo di moto dell'aria. Ok? Bene, adesso ci chiediamo com'è possibile che questo laser, qui forse è meglio spegnere le luci perché altrimenti non si vede nulla, quindi dovrei stare per voi. Com'è possibile, si vede meglio, no? Com'è possibile che questo laser sia in grado di emettere due impulsi in rapida successione? Allora, questo è proprio il laser che abbiamo giù in laboratorio, che in fase di installazione era smontato, quindi abbiamo fatto una serie di foto e di filmati. Si utilizza la tecnica di laser a doppia cavità, e cioè in realtà sono due laser, va bene? Perché un laser solo non è in grado di emettere due impulsi in rapida successione. Quindi ce ne sono due, laser 1 e laser 2. Il primo emette in questo modo, allora qui emette nell'infrarosso in realtà, quindi è una lunghezza d'onda per cui non è visibile la luce emessa. In questa zona qui la lunghezza d'onda dell'energia emessa viene trasformata a 532 nanometri, quindi sostanzialmente noi vediamo di fatto un pallino verde, per intenderci. Qui stiamo ancora parlando di pallino verde, viene riflesso su questo specchio, ancora su questo, esce qui. Qui c'è l'ottica che trasforma il beam nella lama, va bene? Il secondo laser invece, qui vedete ci sono dei vetrini, allora questo viene attraversato da questo laser, mentre da qui riflette, quindi questo viene riflesso qui, qui, e poi segue lo stesso percorso. Quindi la rapida successione è laser 1, laser 2. Quindi sono le due emissioni. Ora, quando stavamo ve lo faccio vedere da qua. Ovviamente non si sentirà nulla, ma questa è la persona che stava installando. Usually this it passes through this mirror and this one bounces off laser number 2 back to here. It passes through second harmonic generator from 1064 to 532, bounces off here and goes out. Laser number 2 comes this way, bounces off this mirror, comes here, gets let's say combined with laser number 1, comes out and they have a combined path. Okay. Okay. Ovviamente l'inglese che non avete capito niente. Comunque è quello che avevo già spiegato prima. Allora, questo lui lo chiama armonizzatore, che trasforma la frequenza da 1040, non ricordo, 1064 forse, non ricordo, a 532, e la lunghezza d'onda da 1064 a 532, e sostanzialmente si ripete quello che ho appena detto. Qui siamo nell'infrarosso, il primo fa questo percorso, il secondo rimbalza e si unisce in qualche modo al laser numero 1 per poi andare ad illuminare la scena. Bene, tornando a noi, questa cosa significa che vedete, i due laser emettono questi due impulsi che in realtà sono separati da loro di questo delta T, che è dell'ordine dei microsecondi, qua tra i milli e i micro, dipende, nel nostro caso è dell'ordine dei milli direi. Bene. E ovviamente tra un impulso e l'altro c'è invece un certo intervallo di tempo che vedete invece è dell'ordine dei decimi o centesimi di secondo. Quindi se dovessimo utilizzare semplicemente la capacità del laser di emettere impulsi in rapida successione, non potremmo andare oltre questo tempo qui, mentre con questa tecnica della doppia cavità vedete che riusciamo a garantire effettivamente dei delta T tra un impulso e l'altro molto molto piccoli. Ora, come fa la fotocamera a scattare
due immagini quando ci sono questi due impulsi? Allora, innanzitutto la fotocamera deve essere una fotocamera particolare, non è una fotocamera di quelle che noi utilizziamo tutti i giorni per le foto ricordo, no? Deve avere delle caratteristiche particolari, già che è richiesto alla fotocamera di essere molto performante e molto sensibile. In effetti, se scattassi con quella fotocamera una foto al panorama qui dalla finestra, sicuramente brucerei il sensore, perché è molto molto sensibile alla luce, perché immaginate che dovete deve imprimere l'immagine con un impulso che dura pochissimo. Questa è la questione. Allora, ciò che si fa è far scattare il laser 1 al termine più o meno dell'esposizione relativa alla prima immagine. Poi c'è questo intervallo di interframe chiamato, che è l'intervallo di tempo necessario alla macchina per passare dall'esposizione dell'immagine 1 all'esposizione dell'immagine 2. Questo intervallo di tempo deve essere breve, in modo che quando scatta il secondo laser, se ci mettiamo a cavallo dell'interframe, siamo già nel frame B, che invece ha un'esposizione lunga. Perché voi immaginate che sostanzialmente dopo il secondo laser evidentemente abbiamo un po' di tempo morto. Questo ovviamente, questo tipo di schema determina, come vedrete dopo, un fatto, e cioè che il frame B di solito è sempre più luminoso del frame A, perché il frame A ha meno tempo per imprimere l'immagine, capite? Questo è un diagramma di tempo, un diagramma del tempo tipico, è molto semplificato. Nella realtà interviene il cosiddetto Q-switch, il sincronizzatore, una serie di cose, ma dal punto di vista concettuale questo è quello che avviene, va bene? Senza poi entrare nel merito di tutte le complicazioni del caso. Vediamo adesso, capito com'è, qual è il principio di misura, vediamo adesso che cosa abbiamo giù in laboratorio. Allora, giù in laboratorio abbiamo, ovviamente non troverete, immagino, quest'ordine che vedete su questa foto, ve lo dico subito. Abbiamo questa galleria del vento, che è una galleria del vento cosiddetta a circuito chiuso e ben aperta. Qui c'è una ventola che spinge l'aria, vedete, nel seguire questo circuito appunto chiuso. Ovviamente all'interno dei condotti ci sono dei condizionatori di flusso per evitare distorsioni e quant'altro, e le misure vengono fatte all'interno di questo box qua, che si chiama camera di Fenn. Si chiama ben aperta perché le misure vengono fatte, in effetti, si vedrà più avanti, in questa zona dove la vena in effetti è aperta, ma lo vedremo tra poco in un qualche altra immagine. Ora vediamo tutti i componenti di cui, diciamo, abbiamo parlato, quali sono. Allora, il laser che avete visto aperto prima è montato sopra, eccolo qua, e questo qui che prima vedevamo da sopra aperto, questo qui è montato sulla sommità della camera di misura. La luce che viene messa adesso, questa era la prima configurazione, ora è stata ottimizzata, migliorata grazie a Lino che ci ha lavorato. La luce viene riflessa da questo specchio e mandata nella zona di misura, quindi l'illuminazione è verticale nella direzione del flusso, quindi la lama di luce è proprio come la mia mano, così, da verticale, da sopra a sotto. Questo box che vedete qui, che sembra un computer, in realtà fa parte sempre del laser, quindi tutto il laser è composto da questo oggetto e questo oggetto. Da qui si comanda sia a mano la frequenza degli impulsi del laser, la potenza e quant'altro, sia attraverso il computer, poiché questo oggetto è collegato a questo oggetto che si trova qui, che si chiama sincronizzatore, il quale a sua volta è collegato al computer. Perché è importante questo sincronizzatore? Perché il software, quando facciamo le misure attraverso il sincronizzatore, sincronizza appunto i lampi di luce laser con la fotocamera che si trova installata all'altro lato rispetto a questa vista, quindi sul lato di dietro. Eccola qui, questa è un'immagine della fotocamera che sta guardando un provino, che in questo caso non so se vedete, ma è uno Street Canyon, una geometria tipo Street Canyon. Quindi oltre a questo c'è la macchina del fumo, questa è quella da teatro di cui vi parlavo. Attualmente noi utilizziamo una più piccolina che riusciamo a mettere direttamente dentro la camera di misura.
e questa galleria è in grado di lavorare con una incertezza molto bassa in un campo 5-20 metri al secondo. In realtà però ci possiamo spingere a velocità più basse e a velocità più alte, io direi 0,230, 0,530 più o meno, ovviamente però pagando in termini di uniformità del flusso, quindi quando superiamo i 20 e quando scendiamo sotto i 5 quell'1,8% diventa qualcosa di più elevato. Ovviamente è stata fornita dall'Allemanno Metrology, tenete presente che quell'1,8% è l'incertezza composta estesa, già, quindi già con un fattore di copertura K pari a 2. Adesso state seguendo le video, quindi sapete di cosa parlo. Vabbè, questa è la macchina del fumo, la misura di cui vi avevo parlato prima, della moda del diametro delle particelle. E questo è il laser. Ora, il laser riesce ad avere una frequenza di impulsi in rapida successione, quindi in realtà sono due ogni volta, no? Questi sono intervallati tra loro di un tempo che corrisponde a una frequenza massima di 15 Hz, quindi possiamo fare 15 tatà al secondo per intenderci. Però il problema è che la nostra macchina fotografica, che pure lei ha queste prestazioni, deve scattare due immagini per ogni illuminazione. Di conseguenza la frequenza massima di acquisizione che possiamo garantire è 7,25 Hz, quindi possiamo acquisire per 7,25 volte al secondo le due immagini, frame A e frame B, per poter ricostruire il campo di velocità. Questo significa che il nostro sistema PLV è un sistema, diciamo così, non particolarmente veloce. Ci sono sistemi più veloci, sono costosissimi, hanno una serie di altre complicazioni, ma anche i sistemi più veloci non riescono di fatto a risolvere nel tempo flussi turbolenti, perché sono caratterizzati invece da kilohertz o megahertz le oscillazioni di questi flussi. Nel nostro caso invece noi siamo sull'ordine degli hertz, mentre delle oscillazioni turbolente sono sull'ordine, ripeto, dei kilohertz o qualcosa in più. Questo ci fa capire che l'applicazione PIV classica, sebbene sia molto risoluta nello spazio, in realtà non ha questa grossa risoluzione nel tempo. Questo problema tuttavia viene superato se, come di solito si fa, non andiamo a risolvere il problema nel tempo, ma facciamo un numero di acquisizioni sufficientemente grande in modo tale che la media del campo di velocità sia effettivamente rappresentativa del campo medio. Mi spiego anticipandovi qualche cosa che vedremo la prossima settimana. Se immaginiamo di andare, facciamo l'esempio del flusso nel condotto, abbiamo detto che nel caso completamente sviluppato la componente B della velocità è 0. Questo significa che se io mi metto in un punto e vado a vedere la velocità, questa è nel tempo, è una linea orizzontale, giusto? Quando però poi passo nella zona turbolenta, questa che era una linea orizzontale piatta inizia a diventare un qualcosa che oscilla continuamente. Tuttavia, se osservo per un intervallo di tempo abbastanza lungo immagazzino i dati e medio il tutto, ottengo di nuovo una linea orizzontale. Per cui posso dire che questa parte oscillante è la somma della parte orizzontale più una componente oscillatoria, va bene? Quindi quel campo medio, quel campo mediato, in effetti non oscilla più, sebbene il flusso sia turbolento. Qui si fa la stessa cosa, si fa un numero grande di acquisizioni. Abbiamo visto in generale che 250-500 acquisizioni già garantiscono un'ottima rappresentatività del campo medio, si fa la media nel tempo e quindi quello che andiamo a vedere è il campo mediato. Ora, perché questa cosa è importante? Perché quando si fanno le simulazioni CFD in ambito industriale, simulazioni turbolente si intende, quello che si va a vedere è tipicamente il campo mediato. Non si vanno a vedere le oscillazioni nel tempo del campo turbolento.
Nell'ambito della ricerca invece si cerca di capire meglio che cosa avviene, cercando di risolvere anche nel tempo i flussi turbolenti attraverso delle tecniche che vedremo la prossima settimana. Però oggi vi ho messo anche un'immagine di una simulazione che vi fa vedere che cosa significa risolvere nel tempo il campo di velocità. Questa è la fotocamera che è una fotocamera di cui abbiamo già parlato sostanzialmente. Vediamo invece adesso qualche caso di studio, perché effettivamente dovremmo iniziare a spostarci dall'altro lato, quindi non abbiamo proprio tantissimo tempo. Allora, questo caso di studio in particolare ha prodotto una pubblicazione che stiamo sottomettendo su una rivista internazionale, ed è l'analisi del campo fluidodinamico e delle prestazioni in termini di CX di un prototipo di auto, chiamarlo auto un po' esagerato, di un prototipo, ok, monoposto, di una vettura che è stata selezionata per partecipare alla Eco Shell Marathon. Allora, è una monoposto alimentata da una cella a combustibile di tipo PEM, e ovviamente in questo tipo di gara non si vince andando più veloci, ma si vince consumando di meno. È quindi molto importante che questa autovettura, questo prototipo, abbia le migliori prestazioni possibili in termini di coefficiente, CX, insomma. Allora, che cosa è stato fatto? È stata immaginata questa forma di auto, va bene? Dopodiché, per capire quale effettivamente potevano essere le sue prestazioni e per poter ottimizzare la forma, non è che si poteva realizzare questa forma, quindi con lo stampo e tutto quanto, perché ovviamente è realizzata in materiali leggeri, quindi servono delle tecniche di realizzazione complicate. Poi dice: no, vabbè, modifichiamola, facciamo un altro stampo. Pensate, è una cosa improponibile. Pensata la forma, è stata realizzata una stampa 3D della macchina in scala, quindi è stata messa in galleria del vento, misurato il campo di velocità, simulato, validato il modello. Quindi, una volta che abbiamo visto che il modello era in grado di riprodurre il campo di velocità, soprattutto in scia dell'auto, perché è lì che si generano le forze, diciamo, di drag, e non è cosa scontata, perché ovviamente si possono utilizzare differenti modelli di turbolenza, come vedremo la prossima settimana, ognuno dei quali può andare meglio in una situazione, peggio in un'altra, quindi bisogna capire qual è quello più opportuno. A quel punto il modello validato è stato applicato alla macchina in scala reale, è stato valutato il CX, e adesso il modello validato potrà essere applicato ad analisi di ottimizzazione, cioè non ci costa nulla adesso fare una modifica alla forma e rifare la simulazione, confrontare le prestazioni, capite? Alla fine, fatta l'ottimizzazione numerica, si potrà realizzare la carrozzeria che riteniamo abbia le migliori prestazioni. Ora, su questa immagine si vede la macchina in scala reale e il modellino, giusto per capire la differenza di dimensioni. E qui si vede questo modellino in galleria con i vettori velocità che abbiamo ottenuto attraverso le misure PIB. Quindi vedete che si ottiene proprio un campo di velocità con una risoluzione molto, molto spinta. Ciò è stato possibile utilizzando l'inseminante, e vedete, questo è ciò che si vede quando il laser illumina la scena. Non vediamo l'aria, vediamo tutte queste particelle di inseminante, e sono queste che noi seguiamo per ricostruire il campo di velocità. Questo è il campo di velocità in corrispondenza del muso e della coda dell'auto. Non vi dicono tantissimo, ma giusto per capire che tipo di dati possono essere tirati fuori, no? Che sono molto simili a quelli di una simulazione CFD. Mentre qua si vede in effetti che foto dopo foto il campo oscilla continuamente perché è turbolento, mentre quelli che avete visto prima sono mediati, quindi tutte quelle oscillazioni scompaiono, bello, fermo, preciso. Ma se andiamo a vedere istante dopo istante, vedete come oscilla in coda sulla sinistra, guardate, oscilla in continuazione, perché evidentemente è un campo di moto turbolento. Qui avete qualche esempio di confronto numerico sperimentale, in scia,
Quindi vedete che in effetti abbiamo ottenuto un ottimo accordo tra le simulazioni dopo parecchio lavoro, non è una cosa che è stata ottenuta subito, quindi è stato necessario lavorare sulla parte numerica, ma insomma alla fine abbiamo ottenuto questo accordo. Poi magari chi fosse interessato può venire a prendere anche la pubblicazione scientifica, se la legge, se la guarda, insomma non ci sono problemi. Volevo invece farvi vedere un altro caso, che è il caso dello Street Canyon. Forse vi ho già parlato dello Street Canyon, quindi sapete già di cosa parliamo. Ecco, qui abbiamo fatto delle misure in galleria, anche qui vi faccio vedere la differenza di illuminazione tra un frame A e un frame B. Tenete presente ovviamente che ora col proiettore l'effetto è amplificato, diciamo così, perché le immagini buie sono molto più buie di quello che in realtà sono. Però vi avevo detto all'inizio che il frame B è di solito molto più luminoso del frame A, ed ecco qui la prova. Ora, un'altra cosa interessante che si vede da questa immagine è che si percepisce, vedete, una foto scattata volutamente un po' di lato, perché fa vedere chiaramente dove impatta la lama di luce, e questa lama di luce in effetti si vede proprio che è sottile, proprio un foglio, vedete? Si vede da questa illuminazione. Faccio notare anche un'altra cosa, vedete queste zone viola sono zone di sovraesposizione a cui bisogna prestare molta attenzione, perché si rischia facilmente di bruciare i pixel del sensore della macchina fotografica. Quelle sono poca cosa, ma se si sbaglia, si entra troppa luce oppure si toglie il tappo quando l'ambiente è molto illuminato, va in sovraesposizione immediatamente ed è molto rischioso e poi costa molto ripararla. Adesso qui vedete sulla sinistra e sulla destra il campo di velocità mediato, bello, pulito, liscio, il flusso qui, il flusso viene da destra, va verso sinistra, qui è tutto dritto, vedete, tutto dritto, orizzontale, qua ci sono dei vettori che non sono riuscito a risolvere, sono rossi, li ho lasciati volutamente, perché questo è un altro aspetto con il quale bisogna fare i conti, nel senso che la capacità di risolvere il campo di velocità dipende dall'intervallo di tempo tra uno scatto e l'altro. Cioè, se io guardo, immaginiamo di guardare la singola cella di interrogazione con le particelle, allora se l'intervallo di tempo tra uno scatto e l'altro è tale che il movimento di queste particelle sia percepibile significa che deve essere di alcuni pixel, 5-7 pixel, allora riesco a ricostruire il campo di velocità. Se invece tra uno scatto e l'altro queste particelle sono troppo veloci, magari escono fuori dalla cella di interrogazione, non ci riesco. D'altro canto, se sono troppo lente, si muovono talmente poco che ancora non riesco a ricostruire il campo di velocità. Perché c'è questo problema? Perché qui c'è la parete. Quindi se taro il delta t bene qui in realtà non è tarato più bene, perché sono troppo lente e quindi non riesco a ricostruire il campo di velocità, perché verso la parete vado verso la velocità zero, quindi si spostano di troppo poco. D'altra parte però è un problema che mi interessa relativamente, perché in parete si va zero, quindi anche se lì non riesce a ricostruire il campo di velocità non è un grosso problema. A livello invece di immagini istantanee, la situazione è ben diversa, come potete vedere. Istantaneamente il flusso oscilla in continuazione, vedete? Una volta mediato diventa quell'immagine che avete visto prima. C'è un aspetto molto carino relativamente a questo problema, che in realtà, come dire, ne sono venuto a conoscenza parlando con le persone che lavorano a Delft. Cioè, loro sono molto interessati, nel caso di problemi di questo tipo, agli effetti di impatto sonoro dovuti alla continua oscillazione del flusso qui sulla sommità della cavità. In realtà qui il flusso viene da destra, qui oscilla continuamente, si vede diciamo relativamente, perché la frequenza delle nostre acquisizioni è effettivamente bassa, ma qui oscilla continuamente e queste oscillazioni danno luogo al rumore.
Allora, pensate che problemi di questo tipo sono interessanti, per esempio, nell'ambito dell'analisi del rumore che deriva dall'apertura dei carrelli di un aeroplano. Cioè la cavità dove prima c'era il carrello può essere studiata facendo riferimento a problemi di questo tipo. Quindi il flusso che sotto la cavità oscilla continuamente crea il rumore. Ok? È una cosa che non è desiderata, diciamo così. Ora, una volta che sono venuto a conoscenza di questo interesse verso questa problematica, già che nelle mie ricerche io ho affrontato il problema della simulazione con tecniche innovative di tipo, si chiamano DES, poi ve ne parlerò, cioè sono in grado numericamente di andare a vedere come oscilla il flusso turbolento, ovviamente vedrò le oscillazioni più lente perché numericamente lo risolvo con delta T molto piccoli, quindi è come se rallento il fenomeno, no? Capite? Allora ho detto, fammi andare a vedere le simulazioni che ho fatto per vedere che cosa succedeva. E in effetti qui il flusso viene da destra, guardate come oscilla. Non avevo dato, diciamo, peso a queste oscillazioni, e in effetti queste oscillazioni qui sono la causa di quel rumore di cui parlavamo, no? Chiaramente quando il tutto viene mediato, tutte queste oscillazioni scompaiono. Va da sé che se, ecco qua, sono stati fatti tutti i rilievi dei profili di velocità anche a differenti z, cioè vedete z dove si trova? Quindi spostando l'illuminazione in direzione normale alla lavagna, per intenderci, per vedere gli effetti 3D, perché ovviamente essendo la nostra PIB bidimensionale, noi cerchiamo, quando vogliamo realizzare, come in questo caso, un cosiddetto benchmark, di garantire la bidimensionalità nella zona di misura. Qui abbiamo verificato, vedete, i profili di fatto sono sovrapposti, quindi il campo di moto di fatto può essere ritenuto bidimensionale. Ma voi sapete, d'altra parte, state seguendo il corso di misure, che volendo poi utilizzare questi dati per confrontarli e validare un metodo numerico, dobbiamo farlo in termini di compatibilità del dato, no? Quindi dobbiamo tener conto dell'incertezza di misura. In questo ambito è stato sviluppato un modello di incertezze, è un'attività recente e ci stiamo ancora lavorando. Vedete, facendo riferimento alla relazione di misura, che è quella che vedete lì in alto, non entrerei nel merito di questa relazione di misura, vi dico solo che delta x è lo spostamento rilevato, delta t è l'intervallo di tempo tra un frame e l'altro, alfa si chiama magnification factor, nel senso che quando si fanno le misure si fa un primo scatto dove si mette un oggetto di dimensioni note, dopodiché si misura proprio via software, si vede quanti pixel misura questo oggetto e quindi a quanti centimetri, metri, millimetri corrisponde. Il rapporto quindi pixel a millimetro, pixel a metro, quello che è, si chiama magnification factor, fattore di ingrandimento, va bene? Quindi io quello che misuro è una velocità in realtà in pixel al secondo, moltiplicata per alfa diventano metri al secondo. Dopodiché c'è un delta V dove ci sono tutti gli effetti, per esempio quelli inerziali, ok? Vanno a finire dentro quel delta V. Ora, definite tutte le grandezze di influenza, quello che si fa è la legge di propagazione delle incertezze, come l'avete vista a misure. Quindi si calcolano tutti i coefficienti di sensibilità, si applica la relazione che vedete qua in basso, con ovviamente tutte le incertezze tipo, e questi sono i coefficienti di sensibilità che sono ottenuti banalmente derivando quella relazione che avete visto prima, e sostanzialmente otteniamo un'incertezza relativa dell'ordine del 3-5%. Queste sono le prestazioni del nostro sistema PID nella misura della velocità. Ovviamente quindi questa incertezza che calcoliamo per ogni caso di studio che facciamo la utilizziamo per validare le nostre simulazioni numeriche. Allora, con questo diciamo che abbiamo concluso la parte introduttiva alla PIB.